Possiamo vedere che sono le persone stesse a promuovere il cambiamento. Il movimento nota in Italia come città in transizione esiste solo nel 2006, ma c'è al suo attivo circa 500 iniziative in Europa e altrove. Molte altre stanno nascendo. Questi gruppi hanno l'obiettivo di avviare nelle singole città uno stile di vita il più possibile libero dall'energia fossile. Non aspettano che sia lo Stato a porre le condizioni per questo cambiamento, ma lo promuovono essi stessi, in prima persona. In molti luoghi, ecco la cartina internazionale, e ecco una cartina attuale di Gran Bretagna, dove c'è un gran numero di iniziative di città in transizione, in Italia ce ne sono pochi. In molti luoghi le persone cercano di produrre l'energia che consumano. Dal punto di vista tecnologico, per la prima volta nella storia della società industriale contemporanea, l'autonomia energetica all'interno della comunità è possibile. Per la prima volta possiamo produrre in comunità, possiamo essere prosumenti di elettricità. Al punto che sarebbe possibile staccare nella rete energetica intere città di piccole dimensioni con i loro intorni, in un fatto completamente nuovo. Nel campo del sapere, della cultura e del design c'è un vero e proprio boom di progetti liberi. Il 90% dei server di internet funziona con software liberi. I progetti di hardware libero sono in crescita. È un fenomeno tutt'altro che banale, perché le conoscenze e le tecnologie informatiche sono le risorse più produttive della società del sapere. Chi le controlla, controlla vasti campi della nostra esistenza. Proprio come nel campo delle sementi. Chi controlla le sementi, controlla ciò che arriva nei nostri piatti. Oggi sono i grandi monopolistici, però molti agricoltori vogliono liberarsi da questo rapporto di dipendenza, che è lo più importante dei veri comuni, liberarsi di dipendenza. Per questo esistono dovunque nel mondo delle banche locali delle sementi affidate alla custodia della comunità. Sono animati del mondo, le nostre sementi sono il nostro cibo e la nostra vita. Tutte queste iniziative hanno alcune caratteristiche comuni. Ci sono le convenzioni di fondo che le risorse comuni debbano essere condivise e che le regole imposte dall'alto o dall'esterno, dallo Stato o dal mercato, sono tendenzialmente votate al fallimento. C'è anche, compartono una funzione, che in primo luogo non è fare i soldi, produrre un prodotto per il mercato, ma sono orientate ai bisogni effettivi e alla soluzione dei problemi, una volta per sempre. Il funzionamento è auto-organizzato e al massimo sostenuto parzialmente finanziato dalle autorità statali, comunali. Spesso singole persone dotate della necessaria capacità di catalizzare determinati cambiamenti vi assumono un ruolo chiave e altri si prendono cura dei commons ad assumersi delle responsabilità. Il rapporto con le risorse comuni fondato su regole gli richiede un specifico atteggiamento. Per esempio, chi gode dei beni comuni ha anche una responsabilità verso di esse. E altra idea basica di tutti questi progetti è copiare, non è solo consentito, è auspicabile, al contrario della realtà che viviamo oggi. Allora, gli esempi da qui imparare
chiederci se la logica del funzionamento del commons è contingente, se è migliore delle altre logiche, se obbedisce a un principio di inclusione e non di esclusione. La modalità operativa dei beni comuni si manifesta in modo originale in ogni singolo luogo e situazione, nonostante, secondo me, ogni volta che è possibile concordare delle regole da cui scaturiscono beni comuni e non merci, troviamo una base per tessere un mondo migliore. Troviamo una base per modificare lentamente il sistema di funzionamento della nostra economia. Ma sempre dobbiamo ricordare che non vi è una formula magica valida in tutti i casi. Ogni bene comune è in sé diverso. Suona complesso e lo è davvero. Vale la pena investire le energie di tutta la società in questa straordinaria varietà. Vale la pena concentrarci nel moltiplicare la pratica del comune. Chi la comprende percepirà che i beni comuni sono qualcosa di più di una collezione di best practices. C'è infatti una logica dei beni comuni. Ci consente di progettare una società in cui uguaglianza e libertà siano collegate. Una società fondata sul concetto dei beni comuni. Cos'è che distingue la logica dei beni comuni da quella della massimizzazione del profitto, del fare i soldi? Quest'ultima la sentiamo declamare continuamente del francobollo di Gandhi. 20 volte al giorno veniamo informati sulla situazione emotiva dei mercati. Sono nervosi, hanno reagito in modo irritato, mentre il licenziamento sembra non stabilizzare il loro umore. Per evitare fraintendimenti, io non credo a una visione della storia e della politica in bianco e nero. Penso che potremmo riprodurre la logica dei beni comuni e contemporaneamente partecipare al mercato senza essere schiavi della massimizzazione del del resto non abbiamo altra possibilità. Viviamo in questo mondo. Non possiamo uscire dai mercati dall'oggi al domani. Nonostante per mettere un po' di ordine i nostri pensieri aiuta molto a accorgersi della differenza tra le due logiche. E la logica della massimizzazione del profitto, dove la domanda principale è cosa posso vendere? Verso la logica dei beni comuni, dove la domanda principale è di cosa ho o abbiamo bisogno? Dove c'è un concetto che le risorse sono scarse e se non sono scarse vengono rese scarse artificialmente. Mentre la logica dei beni comuni è che compartire, la condivisione della ricchezza che esiste, consente a tutti lo necessario. Dove la logica della massimizzazione del profitto si costruisce sulla idea dell'homo economicus, mentre sappiamo che l'essere umano è un essere umano sociale capace di cooperare. Dove i motori del cambiamento e nel mercato sono i potenti gruppi di interesse, mentre in una logica dei beni comuni sono le comunità. Dove il principio di sviluppo, voglio dire, e nel mercato è la separazione di comunità delle sue risorse, eccetera, e la concentrazione. Il principio di riproduzione dei beni comuni è la diversificazione, la moltiplicazione. Dove i processi decisionali sono piuttosto gerarchici verso orizzontali.
dove il sistema è tendenzialmente centralizzato verso tendenzialmente decentralizzato, e va verso l'autonomia, monopolio verso l'autonomia, dove la proprietà, il regime di proprietà che domina, e la proprietà privata esclusiva, mentre nel caso dei beni comuni la proprietà, il uso delle cose comune, la proprietà sfruttata a livello collettivo,